Buongiorno a tutti. Allora, intanto vi devo fare gli auguri di queste feste, di questo Natale che è passato, anche se sinceramente io vacanze natalizie, feste, sono letteralmente rotto, come la maggior parte di tutti si sono mai, ragazzi, dai, diciamola qua, non vedo più il clima delle feste Natale. Ormai è tutto, ragazzi, tutto consumismo, tutto gente che va di qua, va di là, non si riuniscono più, sono rare famiglie, sinceramente, perché, in carità, per chi ha voglia di unirsi lo fa, ma sinceramente ho visto che la maggior parte, ogni famiglia, diciamo, è suddivisa. Dopo, ok, chiuso parentesi, e questo è il mio pensiero dopo. Ragazzi, lo vedo e vi chiederete se ne frega più di tanto, però dai, diciamo che non ho tanto attività sul canale, perché ho visto che tanti si sono disiscritti e non mi chiedo neanche il perché so già, e questo è il punto che voglio arrivare, è questo punto che voglio arrivare. Dunque, ragazzi, inutile girarci intorno. Io di contenuti non è che li porto sempre, li porto raramente, perché, ragazzi, inutile portare, carità, l'ho scelto io questo canale di parlare di calcio, a parte il nome del canale. Però vedo che, sinceramente, non è che mando avanti di voglia contenuti, canale, eccetera, perché la maggior parte, ragazzi, chi è bravo, meno bravo, più attivo, meno attivo, più ore che sta in live, più utenti vengono. Dopo, ragazzi, c'è questa piattaforma di streaming, che ovviamente è StreamYard, che ovviamente bisogna abbonarsi per avere più ore, e in più ho visto, questa è la novità che ho visto, che ho notato, ma tutti ormai se ne sono accorti, che praticamente se fai l'abbonamento hai anche l'opzione che gli altri utenti condividono la tua diretta sui vari social. Bene, però sapete che io sono fuori totalmente dalle live, faccio qualche live, anzi ho fatto l'ultima live su YouTube
guardate, guardate cosa vi dico su YouTube, perché ormai se non sai la, se non hai l'abbonamento di StreamYard, no, non sei, va bene? Lo dico così dopo. Ragazzi, non sei social se non hai StreamYard, perché è l'unica piattaforma che puoi interagire con più gente. Perché vedo che ormai YouTube della diretta, delle dirette, ormai è andata a prescindere, diciamo, ormai non c'è più. Le live normali su YouTube sono finite. E l'ho notato, e l'ho notato perché ormai c'è questo, c'è questa piattaforma che io sinceramente non ho l'abbonamento. Poi mi sono mai confermato che tanto io di live no, non è che mi viene più voglia di farle, per il semplice motivo che anche se mi metto in live, ovviamente metto il link, per carità, però ovviamente non viene nessuno. Ma non viene nessuno perché ovviamente se non sono tanto attivo è normale, se non sono tanto attivo sul canale, per carità, dopo c'è quegli rari casi che può darsi che ci sia anche qualcuno, però ho visto che gli utenti su YouTube sono tantissimi, sono milioni di canali attivi su YouTube, e la maggior parte, che io la maggior parte sono iscritto, ma dai, diciamo qua, è difficile seguire tutti, ma proprio tutti, e seguire perentemente in live tutti. Dunque ho deciso che live per adesso, per un bel pezzo, non li faccio. Video più di tanto li posso fare, ma cosa vogliamo, parlare di Juve, che la Juve fa schifo perché abbiamo questo allenatore qua, più che altro parliamo sempre, c'è sempre di parlare sempre le stesse cose. Dunque gameplay posso anche portare, li ho portati, però ho detto, ma chi li guarda, perché la maggior parte degli utenti o li hanno già visti o li hanno già giocati o sanno ormai il gioco com'è. Io casualmente i giochi che porto non li ho mai giocati, ho detto provo a portarli, però la maggior parte dei giochi per me non lo so, oppure sarò io che non sono un gamer proprio ossessionato, cioè non è neanche ossessionato, proprio che gli piace proprio il gameplay di giocare, di star lì. No, io non vado a scoprire, a fare, perché io vado a scoprire, a vedere se così tutti i dettagli del gioco, io li provo, però la maggior parte
non sono capace di andare avanti. E di solito provo a registrarli, però la maggior parte degli utenti so che ormai questi giochi sono già triti e ritriti, sono sempre quelli, i miliardi di canali. Allora ovviamente non faccio visualizzazioni, ma quello è normale. Dunque, io sinceramente, non avendo idee, posso portare solo quello che riesco a portare. Però ragazzi, potrebbe essere anche colpa mia se non sono attivo sul canale, però sapete che YouTube non è una priorità, è un divertimento, è un intrattenimento sia mio che vostro, che tutti sono su YouTube, però ci vuole anche il tempo, non è un lavoro, io non lo faccio per lavoro. E dunque a me mi dispiace, ma neanche mi dispiace che gli altri si riscrivono, perché è normale. Io posso anche andare giù di arrivare fino a 500 iscritti e non avere la monetizzazione, ma a me sinceramente non interessa. Cioè, posso avere anche 1000 iscritti, però questi 1000 iscritti, posso dire, mi fanno piacere, però non è perché ho 1000 iscritti è obbligatorio monetizzare o fare soldi, perché sinceramente non ho PayPal, non ho di aggiungere metodi di pagamento per fare chissà cosa. Ragazzi, non ho tempo, non sono l'unico che non ha tempo di fare dirette, di stare lì tra quasi, no, per carità, ci sono altri YouTube, ci sono altre cose, però io non vado a spaccarmi la testa per fare live video su YouTube. Ragazzi, io ho provato a fare il mio percorso qua su YouTube, però non è per piangermi addosso, non mi interessa proprio niente, non mi interessa proprio letteralmente, no. Non sono come una volta che ho detto, apri un canale YouTube e vediamo come va, che bello, tutti gli altri sono su YouTube e vediamo, perché non posso esserci anch'io? Proviamo, dai. E alla fine ho scoperto perché su YouTube impari tante cose, sei tanto informato, ci sono tanti canali interessanti, però la maggior parte degli utenti sono esterni che vedono il canale. Non sei te che crei contenuti e ti guardi te stesso a sperare che fai visualizzazione. Vabbè, avevo provato una volta, però di stare lì sempre a vedere le visualizzazioni, però sarà perché era all'inizio, però ho visto tante visualizzazioni e ho detto, madonna, quante visualizzazioni faccio? Invece, tralasciando che non sapevo niente di YouTube, ero sempre io che facevo visualizzazioni. Va bene, ma questo l'ho capito, ma tanto
ma tanto, tanto avanti. Però, ragazzi, non so se avete capito il concetto. Praticamente ero sempre io che facevo visualizzazione da solo. E va bene, questo qua era ancora all'inizio su YouTube, non sapevo niente, non sapevo neanche come funzionava, com'è. Però dai, è stato bello come cosa. Però ragazzi, io vedo che i movie blog ormai ci sono, ma sono fatti da professionisti del settore. Bisogna avere videocamere GoPro, quello là è una cosa a parte. Gameplay tra la piattaforma viola e tra YouTube. Cosa mi metto a fare io gameplay, che sono la maggior parte delle volte che mi incazzo perché non riesco ad andare avanti. Per il resto, ragazzi, io sinceramente non dico che sono stanco, però condivisione no, è anche normale che non ci sia, perché o sei fortunato che c'è l'utente fidato che ti condivide i video, e se no, se un video va bene è in voga, oppure fai una live o litighi per il calcio, per la Juve, oppure per altri argomenti che sono controversi, per fare dissing, per fare pubblico, e se no non vale neanche la pena continuare, ragazzi, non vale neanche la pena continuare, perché vedo che non dico che non mi diverta più, però non vedo più lo spirito di continuare. Anche se sinceramente parlare di Juve mi rompe le palle. Parlare di Allegri ancora peggio. Parlare delle stesse cose mi disgusta, perché non c'è un argomento condivisibile diverso dagli altri, perché ovviamente i canali che seguo sono sempre improntati sulla Juve. Mi è venuto in mente di fare un progetto diverso, però di imitare youtuber femminili che in realtà li seguo, però hanno miliardi di iscritti, visualizzazioni, cose varie, però ragazzi, su YouTube non so se c'è tanto diversità, c'è tanto modo di pensare, c'è tanto e anche odio, c'è tanto come si dice, superbia, c'è tanto io so più di te, che cazzo vuoi, così, cioè mettiamo chilometri di distanza e ci mandiamo a fanculo con una webcam. Ok,
tu non conosci me, tu non conosci me, io non conosco te, e ci mandiamo a fanculo a distanza di chilometri solo perché c'è uno schermo che ci divide. Però non vedo il divertimento, non c'è più divertimento su YouTube, ragazzi. Non siete accorti che non c'è più divertimento su YouTube? C'è tutto fanculamento generale di tutto, non c'è più voglia di crearsi un ambiente tuo pacifico. C'è sempre disprezzo della persona in sé, dei contenuti che porta, non lo so, io penso così, ma no, non è che mi allontano più di tanto, perché vedo perché vedo tanto ipocrisia, ecco. La parola giusta, c'è tanta ipocrisia che di solito, ragazzi, l'italiano è importante, però i termini sono tantissimi, l'italiano, però vedo che non c'è futuro se non c'è, puoi avere un pubblico su YouTube, ma se non sei il burattino di turno, oppure uno che piace proprio parlare in pubblico, cioè tipo, cioè su YouTube è come che fai un podcast, però sei in video. Però ragazzi, bisogna avere parola, bisogna avere un sillabare diverso, perché non puoi aspettarti chissà cosa. Però anche se io ci provo a fare video stupidi, oppure posso parlare in maniera strana o in dialetto o qualcosa, ragazzi, non so YouTube cosa va in cerca, cioè non so YouTube cosa vuole nel mio video per far sì che il video gira, perché c'è il tasto condividi, però là è tutta una forma di algoritmo, capito io, algoritmo. Però se fai video che possono divertire il pubblico, se fai cose che fa divertire il pubblico, te fai il barucco o il mona, ecco. Del turno fai un po' di balletti, fai un po' di stupidate e vai su di visualizzazioni, ma mai il pubblico pensa questo, cioè più fai il coglione meglio vai avanti su YouTube. E invece se fai la persona seria, per carità, hai un altro tipo di pubblico, però devi sapere come approcciarti, come parlare. Ecco, io a maggior parte sono diretto, sono semplice, sono, però vedo che anche se parlo, diciamo, mai, chi non conosce il dialetto veneto, io di solito mi esprimo il dialetto veneto su YouTube, maggiormente le persone più tanto mi capiscono, perché ormai il dialetto veneto lo capiscono anche sulla bassa, diciamo così. Però
vedo che non c'è visualizzazione lo stesso, perché vedo tanti video di dialetto veneto, ma bisogna che ci sia la bestemmia in mezzo, perché sennò non c'è l'intercalare nel quello che vuoi esprimere. Però io bestemmiare non è che mi diverta a farlo, anzi non lo faccio, però mi viene neanche la voglia. Oddio, posso anche incazzarmi con un gioco, per carità, però non sono uno che bisogna bestemmare, perché bisogna avere un feeling con il pubblico. Però dopo può essere che ci sia il pubblico, una soglia di pubblico che ti manda anche a fanculo, perché per carità, va bene portare i contenuti, però va bene, ma quello è un altro discorso. La è come non so, YouTube è una vetrina. Se ti piace l'articolo che porti, buono, se no passa avanti. YouTube è diventata una televisione privata di piattaforma mondiale, cioè mai la gente vuole divertimento, vuole un cambiamento, vuole diversità di contenuti che possono essere interessanti, però se non ci metti un po' di pepe del tuo, non puoi pensare, anche se parli in maniera genuina, se parli in maniera educata, non c'è quella verve di dire questo personaggio mi piace. E vedo che non c'è più questa cosa qui, non c'è più non lo so, io sinceramente non vedo più questa enfasi di mettermi in gioco, perché può essere che sbaglio io, però vedo tanto difficile che ormai la piattaforma ogni volta si evoluziona, si cambiano tante cose, non puoi dire questo, non puoi dire quello, bisogna stare attenti, e bisogna il copyright o questo o bisogna essere, o più avere un culo che ti va tutto bene e YouTube passa, anche se come si chiama, è tutto in forma computerizzata, è tutto un algoritmo, sono termini che di solito mi salto. È tutto un algoritmo, cioè è tutto computerizzato, non puoi pensare sempre di fare quello che vuoi su YouTube, oppure esprimere il tuo pensiero, che le persone pensano al contrario di quello che pensi, o pensano diverso di quello che hai pensato, o pensano anche al doppio senso. Beh, e dopo ci sono persone che hanno capito il messaggio, hanno recepito il messaggio, oppure ti scrivono nei commenti sei un pezzo di merda, oppure ti offendono, tipo non ti giudicano a prescindere dalla faccia, dal modo di esprimersi, da quello che sei in quel campo, ma alla fine non sanno niente, è inutile che vedo tanti
che si prendono a fanculo perché tu non sai niente di me, cosa vuoi, che cazzo vuoi, che, ragazzi, una webcam chilometri di distanza, basta, ho già detto tutto. Una webcam e chilometri di distanza, dopo che non sei il mio vicino di casa, quello è un altro discorso, però sono tanti utenti, tanta gente che si mette in pubblico qua su YouTube, che si prendono a fanculo, che si mandano a fanculo con una webcam a chilometri, che siamo a chilometri di distanza, cioè non tutti possiamo avere amicizia lunga, perché per me non esiste, per me posso essere anche sbagliato, però vedo che non credo l'amicizia lunga, non credo il colpo di fulmine, cioè quello, no sinceramente, posso anche sbagliare, però sul mio concetto di pensiero adesso sono un pochettino grandicello, posso esimermi, vuol dire togliermi dal pensiero, posso essere certo, anche certo, sul mio pensiero posso dire che ormai l'amicizia vera, per carità, se hai feeling potrebbe anche essere, però ho visto tanti che per carità fingono di essere amiconi su YouTube, così ci conosciamo tutto quanto, e alla fine ti fanno il video contro, oppure aprono una live e ti fanculano senza che tu sappi niente. Questo fa male, ma non lo dico in generale, che vedo tanta gente che fa video così, ma non so, ma ragazzi, questo YouTube non sinceramente, tra virgolette, è la tanto che fa schifo sta piattaforma, però non lo so, sarà l'ossessione di essere costantemente social, di essere completamente sott'occhio da utenti, da commenti, da non lo so, anche da selfie che posti, cioè la tua vita ormai è un social, non è più la vita reale, e questo è quello che ti fa pensare che ormai la gente ti giudica anche da una foto, ti giudica anche da qualsiasi cosa. Mi pare di fare il discorso di fine anno. Ci siamo. Tanto i minuti sono quelli. Dopo aggiungiamo altri 30, che fa 60. Facciamo un'ora. No, vai. Comunque, vai. Tralasciando, vai.
Ragazzi, questo è quello che volevo dire. E quello che volevo dire, ma da tanto. Era tanto che volevo dire questa roba. Però ho detto, ma sì, che volevo. Ma sì, ho detto, faccio passare un po' di tempo e dopo dico. Però, dai, questo è. E basta. Niente di personale, niente, questo è un mio pensiero, dopo ditemi sotto nei commenti, però lo so che non c'erano commenti su questo video, oppure visualizzazioni, oppure condivisioni. Perciò non vi dico ormai più iscrivervi al canale, anche se volete, non è obbligatorio, però anche se lo dico, quale non cambia niente. Ragazzi, noi ci sentiamo e mi raccomando, ragazzi, posto, questo tra virgolette è il personaggio, può piacere o non piacere, io sono diretto, ci sono gente peggiore, però diciamo, basta essere coerenti e non avere ipocrisia verso gli altri. Perché più sei ipocrita con le persone, più sei ipocrita a te. È un discorso molto molto largo, cioè serve tanto tanto da aprire la discussione, ma non sono io che posso dire queste cose qui, perché ormai mi avete conosciuto come sono, persona leale, però vedo che su YouTube in generale non vedo questa cosa qui, non vedo la sincerità, non vedo, non so, può darsi che sbaglio, ragazzi, può darsi tanto che sbaglio, però va bene, ragazzi, noi ci sentiamo, scusate il prolungamento di questo video, però era doloroso fare un pochettino questo monologo. Niente, ragazzi, questo è, volete che parlo ancora di Juve? Speriamo, basta che vada. Questo allenatore qua. E dopo, casualmente, può darsi che andrò a parlare più con voglia di parlare di Juve. Però basta che vada via questo elemento. Però, ragazzi, adesso non so se vedete il video fino alla fine, però vi dico sinceramente, andate sotto nei commenti ad offendermi, dai, che non vale neanche la pena, non vale neanche la pena, perché non serve. Ragazzi, a posto, io vi auguro buone feste, buon fine anno, anche se vedo che ormai gli anni sono sempre uguali, non cambia letteralmente un cazzo. Questo mio pensiero, per la maggior parte delle persone, possono, ognuno pensa con la sua testa, ovviamente, però vedo che andiamo sempre peggio. Bene, ragazzi,
mente, niente, io non sento più le feste, non sento più. Ah! Tutto consumismo, tutto consumismo. Parte che l'ho detto all'inizio, però è letteralmente vero. Ragazzi, io chiudo qui. Se volete vi esorto ad iscrivervi e noi ci sentiamo a un prossimo video. Va bene? Ciao ragazzi, a posto, a posto, buone feste a tutti e buon anno, anche se gli anni sono sempre quelli, cioè non c'è un cambio radicale, un cambio di serenità, c'è solo voglia di cambiamento, ma questo cambiamento non c'è, non ci potrà mai essere per me. Bene ragazzi, dai, ciao a tutti.